Siamo con Chiara Spadaro, una collega di Vicenza che ha vinto il premio Goattin. Tu vuoi realizzare un servizio, un'inchiesta approfondita sul tema delle grandi opere e della resistenza che c'è stata nei confronti delle grandi opere in Veneto, insomma un tema particolarmente attuale visto e considerato che ci sono stati anche degli scandali, delle inchieste giudiziarie molto pesanti, quindi immagino che l'inchiesta partirà dal Mose. Sì, il progetto si chiama Cemento Arricchito e vuole proprio essere un viaggio che attraversa le grandi opere che interessano il nostro territorio e anche però le resistenze ambientali che stanno dietro a questi progetti. Quindi l'idea è quella di andare a raccogliere queste storie sul territorio che guardano oltre la cementificazione e la corruzione per proporre un'alternativa possibile nella nostra regione. Faremo questo attraverso diversi strumenti. Il primo è una mappatura di queste resistenze ambientali, che sarà poi geolocalizzata in un sito dedicato, quindi in modo che possa essere uno strumento direttamente fruibile dal pubblico. Poi un altro aspetto è quello di un'inchiesta vera e propria sui casi più eclatanti, sicuramente il Mose sarà uno di questi. E il terzo elemento è quello di una rubrica anche che con una cadenza fissa possa coinvolgere degli esperti, diciamo, dei giornalisti che hanno delle competenze in merito e che possano offrirci uno sguardo più, ancora più professionale e approfondito sul tema delle grandi opere nella nostra regione. Tutto questo avrà una dimensione multimediale, nel senso che immagino ci sarà del testo scritto, ma naturalmente anche video, interviste appunto di tipo televisivo. Sì, l'idea è quella proprio di un'inchiesta multimediale, quindi utilizzare, partire dal testo scritto, ma affiancarci delle parti video e degli altri elementi fotografici, narrativi e anche visuali di diverso tipo, in modo che possa essere uno strumento il più ricco possibile per un pubblico che voglia documentarsi su questo tipo di tema. Sarà fruibile su internet? Sì, probabilmente la rubrica sarà sul sito globalproject.info. E comunque daremo comunicazione ovviamente di quali saranno le piattaforme dove poi diffonderemo il progetto Cemento Arricchito. In quali tempi verrà realizzata questa inchiesta e chi la finanzierà? Il progetto prevede una realizzazione nell'arco di un anno. Noi pensiamo già di, diciamo, la nostra proposta è quella di concluderla per il 2015, quindi di cercare di restare sul pezzo, sull'attualità. Il bando è in memoria di Massimiliano Goattin con il sostegno dell'Ordine dei giornalisti del Veneto e appunto a questi soggetti che ci rivolgiamo e che anche ringraziamo per il sostegno.